Nel 1629 la villa venne acquistata dai facoltosi nobili lucchesi Olivieri e Lelio Rossetti, che rifecero il palazzo e realizzarono lo splendido giardino barocco. Imperatore di Francia, Napoleone, nel 1805 creò ed assegnò alla sorella Elisa il Principato di Lucca e Piombino. Dopo reiterate pressioni sul conte Orsetti, nel 1806 la villa ed il parco divennero proprietà di Elisa Bonaparte Baciocchi. La regina d'Etruria, che diede alla villa il nome di Reale a causa della sua presenza, acquistò contemporaneamente l'attigua villa del vescovo, iniziando immediatamente i lavori di ristrutturazione e fusione delle due proprietà, arrivando a raddoppiare il prato antistante la villa fino a raggiungere una dimensione almeno adeguata alle altre corti europee. La villa del vescovo è così chiamata perché tempi addietro era residenza estiva del vescovo di Lucca. Il palazzo tardo rinascimentale degli Orsetti venne rialzato di un piano e trasformato in uno stile neoclassico. Frontalmente la villa dispone di un ampio parco che permette una lunga prospettiva libera da ostacoli visivi. Le parti seicentesche includono il Teatro Verde, il Giardino dei Limoni e il Teatro d'Acqua. Dopo la caduta di Napoleone, i duchi di Parma e in seguito i granduchi di Toscana entrarono in possesso della villa. Dopo l'unificazione d'Italia, divenne proprietà di Vittorio Emanuele II, che decise di cederla al principe Carlo, fratello dell'ultimo re delle due Sicilie, che era stato diseredato per aver sposato una cittadina inglese di sangue non reale.
Il ninfeo, detto Grotta di Pan, è una costruzione seicentesca formata da due parti, di cui una aperta a pianta quadrata, l'altra chiusa a pianta circolare, decorata con ciotoli disposti in modo da creare una grotta naturale. Nel 1924 i conti Pecci Blount, attuali proprietari, fecero restaurare il giardino dall'architetto Jacques Grébert, che creò il giardino spagnolo in stile déco di forma rettangolare, seguendo i canoni del giardino islamico, caratterizzato da una grande vasca da cui si diramano dei canaletti e da aiuole erbose. Il giardino dei limoni è formato di due parti, una con quattro aiuole rettangolari e una rialzata di qualche gradino con la grande peschiera, delimitata da una balaustra che termina con una magnifica esedra in tufo e pietra liscia che ospita il gruppo di Leda e il Cigno. Di fronte all'esedra, sulle sponde della peschiera, si distendono le sculture cinquecentesche dei giganti, rappresentanti l'Arno ed il Serchio, che gettano l'acqua. Teatro di verdura, realizzato nel 1652, è costituito da siepi di tasso che delimitano i sedili in pietra disposti a semicerchio. Nello spazio scenico sono presenti statue settecentesche in cotto, rappresentanti maschere della commedia dell'arte italiana, Pulcinella, Colombina e Pantalone. La palazzina dell'orologio, costruita dai conti Orsetti nel Settecento, era destinata ai servizi e caratterizzata nella sua facciata principale da un portico e loggia sovrapposti, con al centro una sopraelevazione ove è collocato l'orologio. Thank you.
teatro d'acqua, si stende attorno a una grande vasca semicircolare, ornata da rocce, getti d'acqua, cascate, statue rappresentanti divinità e mascheroni che riversano acqua.